Buonasera a tutti, ben trovati alla settima trasmissione di che cosa stiamo parlando. Sono Miro Cortini, trasmetto dalla Romagna per il pool incredibile delle 11 radio collegate nel network Saius. E questa trasmissione, come avevo accennato alla volta precedente, nella quale è andata in onda una replica, mi occuperò di un tema molto delicato e molto particolare, però che assurge anche agli onori di cronaca per un paio di motivi che vi dirò appena vi spiego di che cosa voglio parlare, appunto. Voglio parlare della legalizzazione o meno delle droghe leggere in quanto marijuana, in quanto cannabis. Allora andiamo a identificare bene di che cosa si tratta. E per cannabis intendiamo due tipologie fondamentali, sarebbero tre da un punto di vista botanico: la cannabis indica, la cannabis sativa e la cannabis ruderalis. Per quanto riguarda la cannabis indica, è esattamente quello che noi indichiamo come marijuana, come droga leggera. Per cui si legifera anche in Italia in questo periodo. Per quanto riguarda la cannabis sativa, è una coltivazione che in Italia c'era tantissimo, all'inizio, fino agli anni 60 veramente, ma all'inizio del Novecento c'era stata una grande esplosione, perché è la cosiddetta canapa, appunto, la canapa non indiana, perché la cannabis indica è appunto la canapa indiana, quella che ha effetti psicoattivi e quindi che contiene questo THC. Ecco, ricordiamo il THC, che questo è l'elemento attivo che appunto dà effetti psicotropi di un certo tipo, che poi andremo a vedere. E mentre invece la cannabis sativa ha una concentrazione di questo THC assolutamente irrisibile, perché si tratta dello 0,2 fino al massimo di 0,5-0,6, ed è una pianta anche abbastanza diversa apparentemente sì, sono simili come fogliame, però poi sono piante più alte, sono diverse, insomma, e comunque soprattutto non hanno questo principio attivo, insomma, e viene utilizzata per usi industriali. Una notizia del 2015 che fa un po' sorridere, nella campagna di Viterbo sono state scoperte con clamore della stampa 50.000 piante pronte per essere raccolte nelle campagne viterbese, appunto. Tutto è seguito un'indagine lampo brillantemente condotta dal commissario dei narcotici, e insomma, però era un clamoroso buco nell'acqua perché, scusate, appunto si trattava di cannabis sativa, che è possibile coltivare, appunto, che ha scopi tessili industriali, e quindi insomma è stato un buco nell'acqua veramente abbastanza grave, e questo la dice lunga, appunto, se addirittura uno specialista della polizia, della narcotici, appunto, non sa distinguere una pianta dall'altra, questa è abbastanza grave. Figuriamoci, appunto, l'uomo comune, insomma, appunto. Però, appunto, le differenze ci sono, sia visive per gli addetti ai lavori, ma soprattutto nell'elemento attivo, insomma, della sostanza. E quindi, ecco, questo qui fu un buco nell'acqua.
Un'altra notizia invece che fa da contrastare questo, piuttosto grave, anzi direi veramente tragica, è quella che è del febbraio 2017, che a Lavagna, un comune ligure della provincia di Genova, a fronte di un controllo della finanza a casa di un ragazzino, un ragazzo giovane, insomma, neanche maggiorenne mi pare, sono stati trovati 10 grammi di marijuana e di quella attiva, appunto, che ha effetti psicotropi, e lui per la vergogna, insomma, è risultato poi che si è suicidato. Ecco, queste due mondi, due aspetti di questo problema. Ma noi partiamo un po' da lontano per fare appunto un po' la storia di questa pianta, per dire che la canapa, appunto, industriale, quindi la canapa sativa, ha una storia molto antica, da sempre stata coltivata, anche la indica, veramente, perché nella lingua hindi è chiamata ganja, e aveva, in lingua sanscrita, aveva un valore quasi sacro, appunto, questa parola. In Italia c'è stato un periodo all'inizio del Novecento, ma parliamo ancora più indietro, l'esplosione della coltivazione della canapa, appunto, industriale, addirittura risale alle Repubbliche Marinare, pensate. Perché? Perché il prodotto della canapa, quindi la fibra, è una fibra fortissima che veniva usata e viene usata tuttora, quando viene ancora prodotta, per le gomene e per le vele. Quindi le Repubbliche Marinare erano molto interessate e hanno cominciato a diffondere la coltivazione. Agli inizi del Novecento si calcola che c'erano veramente migliaia e migliaia di ettari in Italia, tant'è vero che nelle zone delle Emilie, soprattutto nel Ferrarese, nel Bolognese, ma anche nella Romagna costiera, e anche in un presidio in Piemonte, il Canavese, da cui pare che derivi anche la parola da canapa, canavese, pare che venga proprio da lì. C'era una grande produzione agricola di questa pianta, perché appunto aveva degli utilizzi incredibili. Tuttora, per esempio, viene utilizzata ancora nel settore idraulico come isolante, un isolante naturale e molto forte, ma anche appunto per esempio per adesso viene coltivata anche per fare delle plastiche biodegradabili, e per esempio le lettiere per i gatti, i nostri amici cagnolini o gatti che abbiamo in casa, molte volte le lettiere sono di canapa. Quindi l'utilizzo è veramente ampio e articolato, ma una cosa che molti non sanno è che è stata costruita da Henry Ford, quindi dal grande capostipite di una delle più grosse case automobilistiche mondiali, un veicolo con carrozzeria fatta di fibre di cellulosa biodegradabile derivate dalla canapa, da sisal, che è un'altra pianta, e paglia di grano, e soprattutto addirittura alimentata per mezzo di etanolo di canapa. Incredibile, eh? E tutti sanno che nel 1903 fondò la casa automobilistica, e già nel 1925 cominciò a investire in questo progetto. Ci vollero 12 anni di studi, dove selezionò i migliori ingegneri americani e anche europei,
per fare questi studi su questo materiale di derivazione dalla fibra di canapa, e riuscì a costruire appunto questa automobile, questo prototipo che aveva, intanto era assolutamente più leggero delle carrozzerie in acciaio, ma era assolutamente solido, e tant'è vero che in un spot fece vedere come con l'utilizzo di un martello da incudine non si scalfiva e non si piegava, perché aveva una sua elasticità, appunto. Infatti si parla di plastica biodegradabile, perché alla fine è un composto quasi plastico, ma è totalmente biodegradabile, e quindi, voglio dire, da un punto di vista ecologico era una cosa rivoluzionaria, assolutamente. È rimasta famosa, infatti, una sua dichiarazione, soprattutto per l'utilizzo appunto del bioetanolo estratto dalla canapa, dove diceva che c'è combustibile in ogni materia vegetale che può essere fermentata e garantire alimentazione. C'è abbastanza alcol nel rendimento di un anno di un campo di patate per guidare le macchine necessarie per coltivare i campi per un centinaio di anni. Questo è incredibile, eppure questo fu realizzato, e purtroppo Henry Ford morì dopo 6 anni che questo prototipo venne presentato al mercato, e quindi non fu seguito più tanto. E in più, nel 1955 la coltivazione della canapa venne proibita negli Stati Uniti, e poco dopo anche in Europa. In Italia a quel tempo vi erano circa 45.000 ettari coltivati a canapa sativa. E questo perché? Perché ci fu un enorme bluff, un enorme misconoscimento dei dati scientifici, appunto, legati alla storia di questa pianta, per cui vennero confuse le due piante, cioè la canapa sativa e la canapa indica. E quindi, e questo a che pro, direte voi? Ma semplicemente che i derivati dal petrolio, e quindi la nascita del nylon, che va a sostituire tutte le corde e tanti altri materiali che si potevano fare con la canapa, e dall'altra parte, poiché la canapa veniva utilizzata anche per la produzione, fino al 1800, fino al 1800 e rotti, prima di questa proibizione della coltivazione di tutta la canapa, veniva prodotta anche la carta con la canapa, e quindi, voglio dire, considerate che la canapa, la cannabis sativa, appunto, è stato studiato da botanici, che è una pianta che addirittura riesce a bonificare i terreni inquinati. Se viene piantata della canapa, li riesce a bonificare, perché attrae elementi inquinanti. Quindi, voglio dire, oggi sappiamo che è una pianta che ha tantissimi vantaggi da un punto di vista ecologico, e appunto, ma è difficile soppiantare le multinazionali della carta, quindi che poi, appunto, la canapa viene abbandonata per che cosa? Per tagliare i legnami delle colonie americane, o non solo, ma anche inglesi, francesi, dove, quindi parliamo di Sud America e di Africa, dove venivano tagliate foreste intere per la trasformazione del legno in fibra di cellulosa per la carta.
ma la canapa, che veniva utilizzata anticamente anche in Estremo Oriente, alcuni documenti sono ancora intatti, perché è una fibra fortissima che non si distrugge, anche se viene bagnata, poi si può riattivare asciugandosi e non si rovina, cosa che invece la carta fa. E quindi, insomma, da tutti i punti di vista la canapa non si capisce perché non si possa rilanciare sul mercato, e anche in Italia appunto questa coltivazione che sta cominciando, ci sono anche dei piccoli finanziamenti per chi investe in questo settore, perché veramente è una pianta che ha degli effetti positivi sull'ambiente e produce dei materiali assolutamente forti, assolutamente stabili, e che non hanno praticamente controindicazioni, per dire, anche nel tessile, insomma, si potrebbe reimpiantare anche per tutta una serie di prodotti del tessile, piuttosto che il cotone. Anche lì il cotone piantato in America doveva praticamente era in mano a mani importanti, e per cui la canapa veniva. C'è da dire che il cotone ha molti più lavorazioni dal punto di vista tessile della canapa, questo senz'altro. Però, insomma, ecco, questo è accaduto, e quindi su questo mi sembrava importante fare il punto. Vedo che l'orologio scorre velocissimamente. Volevo dire ancora moltissime cose, soprattutto sulla legge che era in Parlamento sulla depenalizzazione e legalizzazione, diciamo così, delle droghe leggere, quindi parliamo della marijuana, quindi che però ha avuto uno stop e pare che non venga ripresa. E adesso vorrei magari dirvi che questa proposta di legge, ecco, la cosa importante da dire è che è stata firmata da più di 200, 213 mi pare onorevoli alla Camera, 200 membri della Camera hanno votato positivamente. Poi invece nel luglio di quest'anno, nel 2016 è stata proposta, nel luglio di quest'anno, che doveva essere approvata, poi è stata subissata da tantissimi emendamenti, insomma è rimasta praticamente lettera morta, e non credo che venga ripresa anche adesso a settembre, che riprende l'attività legislativa, perché ci sono tante altre priorità, e sicuramente questa non è una priorità che porta anche da un punto di vista elettorale qualcosa di positivo, e questo è un peccato, perché insomma questa legge è stata considerata valida e comunque una legalizzazione delle droghe leggere ha visto personaggi del calibro di Cantone Raffaele, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che con i suoi distinguo ovviamente, però insomma ha dichiarato che evitare, questa è una sua dichiarazione del luglio 2017, evitare contatti di giovani con ambienti della criminalità organizzata e a una vendita controllata limitata, ecco, insomma, lui parlava di questo, partendo dall'uso della cannabis a fini terapeutici, e qui si apre un universo sull'utilizzo terapeutico della cannabis che sta ormai dilagando, nel senso che viene ormai considerata un farmaco a tutti gli effetti per alcune
alcune patologie purtroppo anche gravi, per resistenza a farmaci viene utilizzata. Però non c'è una normativa nazionale, perché ogni regione ha una sua normativa differenziata, per cui per dire in Toscana piuttosto che in Abruzzo è più liberalizzata, e magari non so, in Veneto piuttosto che in Piemonte è più rigida. E questo non va bene, perché insomma, se c'è un principio che dice che i derivati da questa pianta della cannabis indica, in questo caso con elementi psicoattivi, può essere un farmaco soprattutto di tipo analgesico, e infatti in particolare su pazienti terminali, su cui altri antidolorifici risultano inefficaci. Come antiemetico, per stimolare l'appetito in pazienti gravi sottoposti a chemioterapia, viene studiato anche per il possibile effetto protettivo contro malattie neurovegetative come il Parkinson, l'Alzheimer e soprattutto la sclerosi multipla, per la capacità di migliorare la qualità di vita di pazienti che soffrono di emicranie anche ricorrenti. Per questi ambiti terapeutici gli utilizzi non sono ancora stati approvati in maniera, diciamo, a livello nazionale, però non vengono prescritti assolutamente, perché è come fossero in certi casi appunto veramente l'ultima chance per lenire certi dolori a questi pazienti gravi. Ecco, ritornando a quello che diceva Cantone, ecco, no, un'altra posizione che io non sapevo, del segretario nazionale Felice Romano del sindacato di polizia SIULP, che anche lui dà un parere positivo all'utilizzo o comunque a lavorare su una legge di legalizzazione delle droghe leggere, dice questo: in primo luogo si tratta di sostanze utilizzate soprattutto prevalentemente con finalità terapeutiche, tanto che la cannabis viene coltivata negli stabilimenti dell'esercito italiano. Io non lo sapevo questo. In questo modo sono sicuramente meno pericolose di quello che c'è in commercio, poiché non contengono quegli additivi chimici e inquinanti che spesso fanno più danni dello stesso principio attivo, che ricordiamo è il THC. Questa è una dichiarazione piuttosto forte. Queste sono due posizioni. Poi potrei citarvi anche la posizione di Umberto Veronesi, che è stato l'apripista, il grande orcologo che ci ha lasciato proprio l'anno scorso, e che è stato anche ministro della salute, e fu il primo a portare avanti questo discorso sulle valenze terapeutiche della cannabis indica esattamente. Ecco, queste sono alcune posizioni. Potrei riportarmi anche quelle di Gianluigi Gessa, che è un neuropsichiatra conosciuto, membro del CNR, riconosciuto a livello europeo, insomma, che anche lui ha una posizione particolare, però non negativa sul tentativo di fare una legge sulla legalizzazione o depenalizzazione. Con questo io comunque ci tengo a segnalare che ci sono, da un punto di vista delle pubblicazioni scientifiche, posizioni molto ambivalenti, molto differenziate e ancora non ben chiare, cioè non c'è un'uniformità di risultati. Se anche la prevalenza può essere, per un discorso che possa portare alla depenalizzazione, legalizzazione delle droghe leggere, in quanto sarebbero più i vantaggi che gli svantaggi anche da un punto di vista della salute umana, però ci sono posizioni invece che insistono sulla pericolosità, e che adesso non vi posso certo raccontare, se non in un'eventuale altra trasmissione, e
Però ecco appunto le posizioni, per esempio la comunità di San Patrignano, la comunità Papa Giovanni XXIII, che fanno tantissimo per il recupero dei tossicodipendenti, per la prevenzione delle tossicodipendenze in generale. Non sono assolutamente d'accordo con questa proposta di legge e in generale sul discorso della legalizzazione delle droghe leggere. Ricordo semplicemente che nel mondo, in Olanda, in Uruguay addirittura c'è la liberalizzazione, diciamo, generale, viene venduto in farmacia, ma anche in America, in Olanda, sì, appunto, in America, mi pare 7 stati, in Colorado, Washington, lo stato di Washington, lo stato di Colorado, Washington, Oregon, mi pare, insomma, più di 3-4 stati. Però anche lì ci sono posizioni che stanno ritornando un po' indietro, insomma, c'è ancora molto, molto, molto da studiare e da analizzare su questo argomento. Se sarà di vostro interesse, spero che qualcuno possa dire qualcosa, abbiamo documentazione per poter fare un'altra trasmissione dove andiamo ad affrontare in maniera più specifica appunto gli effetti positivi e negativi dell'utilizzo di questa cosiddetta droga leggera e l'andamento della legge in Italia. E argomenti correlati a questo, perché ci sono anche le curiosità, particolarità interessanti, che sarebbe appunto importante anche approfondire. Con questo io ho terminato la mia trasmissione, spero di essere stato di stimolo e di curiosità e di interesse per questo argomento molto vasto e molto particolare. Ripeto, assolutamente ancora controverso da un punto di vista medico-scientifico, anche se qualcuno dice che poi alcune studi di ricerca che sono contro la legalizzazione sono finanziati, però non ci sono evidenze scientifiche, evidenze giornalistiche specifiche su questo, finanziati dalle multinazionali del tabacco e dell'alcol, che sicuramente sappiamo essere molto molto dannose e che causano milioni di morti. E pare, questo mi permetto di dirlo dalle letture che ho fatto, insomma, che è praticamente impossibile che uno muoia di marijuana, perché dovrebbe consumarne tipo 68 kg in 15 minuti, e allora sì, potrebbe rischiare di morire. Quindi, cioè, non, nella storia pare che non ci sia stato nessun morto per l'utilizzo di marijuana. Questo rimane. Poi, tutto il resto, le posizioni positive e negative, noi siamo molto aperti e molto democratici in questo senso, le accogliamo tutte e soprattutto ci teniamo a riportarle tutte, perché poi l'ascoltatore di Radio Science si faccia una sua opinione, che è sempre legata a un approfondimento. E con questo approfondimento appunto che abbiamo fatto su questa argomentazione delicata e particolare, io lascio la parola alla regia e al mitico Rosario, mi pare di trovare. Eh Oppure sì, trovo. no, no, Benissimo. trovi Saiuz Rosario, detto il Rosario della situazione. Bene, Miro, interessantissima questa puntata. Anzi, invito gli amici a farmi sapere, scrivermi a saiuzradio@gmail.com per un approfondimento appunto di questo argomento. Insomma, un argomento che è molto interessante, scottante, ma soprattutto perché c'è una grande confusione attorno a questa situazione. Assolutamente, assolutamente. Quindi Ah, infatti. invito gli amici, insomma, a scrivermi, fammi sapere l'opinione, perché Miro, come ci ha detto in questa trasmissione, si può approfondire
farne, può fare anche un'altra trasmissione con un'altra documentazione che non sarebbe male, perché una discussione del genere, insomma, una sola trasmissione, ecco, non basta, Miro. Sì, è vero. Quindi cerchiamo di approfondire la situazione, anche perché per dare un'informazione più corretta ai nostri amici, insomma, che ci ascoltano, perché non è che diciamo dovete essere pro o contro, insomma, è una scelta personale, quindi fa parte degli individui. Noi diciamo il prodotto fa questo, questo, questo e questo, secondo la scienza, questo e quest'altro, poi a voi la scelta, insomma. Ovviamente io spero che insomma ci mettano la cosiddetta pezza i nostri parlamentari, il nostro governo, per il semplice motivo che non si può lasciare così in balia degli eventi una situazione, diciamo, un argomento così importante, anche perché ci permetterebbe anche di combattere determinata delinquenza, determinato spaccio su questo, credo io, insomma, mi auguro soprattutto. Poi ovviamente non sono né un giurista, non sono né un consumatore e né uno spacciatore, quindi non saprei. Però io ne sento parlare molto, insomma, si vedono, ci sono queste comunità, no? Come diceva anche prima San Patrigliano, e sono comunità di recupero di tossicodipendenti, però quello che giustamente dicevi tu, insomma, questa gente, la tossicodipendenza, insomma, si fa, insomma, si non ci arriva a quello quando incomincia a arrivare sulle droghe pesanti, insomma, quelle che fanno veramente male, insomma, assolutamente. Penso io, anche perché poi molte droghe sono mischiate con cose chimiche, quindi alla fine è come quando uno dice muore con la sigaretta, ma sigaretta, dentro la sigaretta cosa c'è? Non c'è solo catrame, non c'è solo tabacco, ma c'è tanta roba, no? Certo, assolutamente. Quindi per questo, insomma, però è giusto che ne parliamo e cerchiamo di capire la situazione e di farci un'idea. Ognuno si fa la propria idea, tranquilli, perché con Radio Science c'è sempre libertà e soprattutto c'è condivisione delle idee, condivisione dei pensieri. Perfetto, allora noi siamo andati in onda, non volevo fare la lista della spesa come dico sempre, siamo andati in onda a Reti Unificate qui con questa trasmissione sulle nostre web radio che non me le ricordo più, figurati, no, che vanno da Radio Isso, Radio Reno Web, Radio Sismondi Libri, Radio Favro Veneto, Radio Valdichiana, Moderno Radio, Radio Science Classic, Radio Science, su Radio Amber, Radio Anche e Radio Indie. Ovviamente siamo andati in onda anche con la web TV sui nostri canali che sono Dailymotion, YouTube, Facebook e sul nostro sito radioscience.it, quindi chi più ne ha più ne mette. Ragazzi, non potete dire che non ci vedete, insomma, dopo tutta questa carrellata di emittenti. Ok Miro, se vuoi dare tu l'ultimo saluto, facciamo la chiusura e mandiamo la sigla. Assolutamente, ti ringrazio Radio Saus, ci sentiamo, riaggiorniamo alla prossima trasmissione fra 15 giorni, sempre su queste reti, non una rete unica, appunto, fra 15 giorni, quindi il prossimo lunedì, non il prossimo ma il successivo, alle 18.30, io vi aspetto, grazie. Perfetto, ciao ciao a tutti, vado con la sigla.